con il capitano bianconero Francesco Gagliardi alla decima stagione consecutiva in bianconero. Francesco, primi giorni di ritiro, come sta procedendo questi primi giorni di sedute? Ah, diciamo, ci stiamo conoscendo. Siamo partiti lunedì con tanti giocatori nuovi, tutta la squadra e il mister nuovo, quindi siamo in una fase di conoscenza, ci stiamo allenando bene, i ragazzi sono giovani, stanno rispondendo bene, quindi niente, partiamo per questa nuova annata. Senti, la Fenese è ripartita dopo una malissima retrocessione, ancora qualche margine di ripescaggio. Che stagione dovrà recitare indipendentemente dalla categoria la Fenese? Ah, penso dobbiamo fare bene come è stato fatto da quando sono qui. L'obiettivo è sempre quello di mantenere la categoria. Poi 2 anni fa abbiamo vinto il campionato, non ce l'abbiamo fatta l'anno scorso a rimanere in Serie C, però penso che l'obiettivo è sempre quello di mantenere la categoria giocando a calcio. Senti, l'impatto con Mister Pagliuca? Ma io l'ho già avuto 10-12 anni fa, la prima volta che ero in una prima squadra e quindi comunque è un allenatore che conosco, molto preparato e so il suo valore, quindi spero che ci possa dare una mano alla Pianese per fare bene. Senti, per te, come detto in presentazione, decimo anno di fila con 260 presenze in campionato, che stagione è questa a doppie cifre a livello personale? Ma è uguale alle altre, diciamo. I numeri contano i numeri della squadra più che del singolo, quindi inizio questa decima stagione come tutte le altre, spero vada bene, ecco. Senti, per concludere, una rosa completamente rigenerata, te e Simeone siete, diciamo, i veterani, tra virgolette, che il gruppo si sta formando con tanti giovani in rosa. Eh sì, come ho detto, per ora siamo tanti giovani, anche perché c'è questa cosa del ripescaggio, non ripescaggio, quindi dobbiamo attendere ancora, penso, una settimana e è difficile fare una squadra e ritrovarsi poi magari in Serie C, e quindi giustamente non ci sono tanti giovani in prova, non, ancora la squadra non è fatta. Però penso che chi è stato preso è perché resterà anche in caso di Serie C, quindi sicuramente sono dei ragazzi con dei valori e quindi sono contento che siano qua.